E siamo di nuovo qui con Casa Player Inside, attenzione, guardate Raiden cosa sta facendo, anzi glielo facciamo fare. Guardate Raiden con le tappine che pulisce, va bene. Abbiamo comprato un nuovo forno, ovviamente lui si sente a disagio perché Perché è niente sporco, sporco. abbiamo capito, È un ragazzo pulito, pulisci, giustamente. puliamo, infatti, Ecco, puliamo lei tutto. guarda e gode perché lui sta pulendo, benissimo. Bene, nel frattempo lei però è È tesa, quindi tesa. deve sfogarsi, ora deve sfogarsi, citazione. Sfogati. Ma in che senso? Ti sfoghi con lui? Dice, Raiden è c'erano felice, delle bello, 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 campane. Raiden è felice, mi ha appena detto figlio di puttana, testa di cazzo, No, però. però guarda, è stato della relazione anime gemelle. Che bello, che Benissimo, bello, quindi che bello. ogni Benissimo, tanto allora sta direi che è anche il adesso. momento giusto per, diciamo, portare a buon fine Sì, questa io sempre con le relazione. mutandazze, giusto? Tu sempre Corretto. romantico, io sempre mi lamento, parli di YouTube. Proponi le Proponi le nozze, nozze, proponi attenzione. le Proponiamo, dai, vediamo come va, vediamo come va. Vediamo come va. Non andare veloce, Attenzione piano. qui. Oh mio Dio. Guardate l'anello da dove l'ha preso, non si sa. Dal cuore. Oh, come mi sta bene Attenzione, questa è andata, no, relazione. proprio da sì e mi dici no. Ah sì, Sono attenzione. pesante, ragazzi. Attenzione, facciamo una giravolta su noi stessi e sposiamoci, dai. C'è sempre la possibilità che lui se la faccia addosso. Raiden si è fidanzato ufficialmente con Mitra. E quando ci si sposa? Cioè, Falli di forse sta. si deve fissare la data Bene, insieme. fissiamo. Guarda come sembra un gay, cioè. No, ma non è vero. C'è un po'. No, un po' Un po' gay, un sì. po' Un gay. po' sì. Io sempre ti parlo, speriamo che non piova, già noi ci sposiamo, tutti si sentono importanti andare a letto. Io direi di No, pianificare dai, pianifichiamo, facciamo l'eventuale. come abbiamo fatto noi. Ospiti, non ce ne sono, però. Noi non abbiamo amici. Pianifichiamolo. Costo 1000, magari costasse così poco. Invito dei sim, lo sposo e basta, ci siamo Sì, noi, vabbè. ospite, se mi richiesti due, invitiamo. E noi invitiamo quella che lui si è presentata in modo scortese. Questa cosa. Non si sa, lei ti parla dei videogiochi, dice no, non ne capisci No, niente. vai a cagare, Vattene basta, via, dice basta. Watch Dogs capolavoro, lei ti dice Ah, e vabbè, è quindi finita là te la ne sei discussione, è andato. finita là. Non abbiamo un cazzo di amici e invece lo dobbiamo invitare alla prima stronza che abbiamo incontrato a un lounge bar di merda. Non abbiamo amici, allora dobbiamo farci degli amici prima di poterli invitare, Ok. quindi torniamo indietro. Allora, Allora, poi andiamo dai pianifichiamo. parenti, andiamo dai vicini di casa che Bene. conosciamo qualcuno, dai, io Sì, te l'ho è tipo, detto, è te l'ho mezzanotte, però va bene, va bene, noi non Andiamo a cerchiamo niente. disturbare. Qui non vive No. nessuno, cioè, ragazzi, siamo forever alone. Oh mio Dio, questa cosa è bruttissima. Tugurio Marchesi. Ci Bene, stanno bene, i De bene. Qui ci stanno Luca. i De Luca. De Luca è il cognome Bussa alla tipico delle porta. nostre zone, insomma. Usiamo. Siamo venuti per cagare, salve. Ah, però i De Luca, guarda. Attenzione, ma scusami, sono. Giulia De Luca e Francesco De Luca. Quindi Sì, sono. cioè noi siamo arrivati e Sì, poi vi abbiamo abbracciato. Ma abbracciate, scusate, siete due presentatemi. stronzi, veramente. Allora, La presentazione è amichevole perché sennò presentazione poi non vengono al amichevole. Presentazione matrimonio. amichevole pure con lei. Allora, praticamente ci servono amici per il matrimonio. Esatto, cioè non ci Presentazione servite ad amichevole. altro. Presentazione amichevole. Benissimo, ok, tu stai già giocando a FIFA con l'amico tuo, io sto Bene, parlando di altre bene, bene, bene. Io cose. voglio fare amicizia pure con lei. Per quale motivo? Merita, Ma cosa secondo me. merita? Scusami. A parte le scarpe che veramente oddio. Cosa No, merita? nel senso merita l'amicizia. Infatti io sto dicendo fa schifo la tua ragazza. Io ti sto dicendo non mi piace proprio il mio marito. Sì, ma infatti non. Cioè, vabbè, dai, facciamo. No, Discuti complimenti no. dei giochi più recenti. Vediamo se è un videogiocatore medio pure lui. Ok, direi che abbiamo fatto abbastanza amicizia, o no? Sì, direi che potete venire al nostro matrimonio. Direi va bene perché comunque se considera amica pure quella che hai conosciuto al lounge bar 2 secondi. Esatto, quindi direi che Ecco. ce ne possiamo andare. Vai a casa con Giulia De Luca. No, no! No, va bene, dai. Ma io dico va. Molto Ah, bene, siamo bene, ritornati al adesso nostro bel possiamo torrentello. Possiamo adesso pianificare, pianificare pianificare. il matrimonio. Pianifichiamolo qua fuori, che ce ne fregano. Pianifica l'evento nuziale, bene. Allora, nozze, Momento, 1000 qui. euro, va bene. Clicchiamo, rinvitiamo, poi c'è un sì. Sposo, sposo. Allora, invitiamo questi tre carissimi amici, pure Noemi Lombardi. Ok, vai avanti.
fornitore di catering. Allora, c'è un Mattia Coppola che però come, cioè, se è bravo o non è bravo, come facciamo a sapere? Bob Pancakes, mi ispira, mixologo, il DJ. Simone Gentile, quello che era lì col locale. Io ti ho visto lì una volta, vieni? Sì. Musicista è Niccolò Palumbo, quello che suonava benissimo. Perfetto, ecco. Oh, direi che è proprio fra intimi amici questo matrimonio. La creme della creme. Cioè, veramente quattro che non so neanche chi siano. Selezioniamo un luogo, casa. La residenza, no. A casa di De Luca. A casa di quello che... Minchia però, guardate la casa di Pancakes, eh? Oppure al museo, guardate che bello. Al parco, come ci siamo sposati noi che eravamo in un bel parco. Non era un parco pubblico però. No, ecco, era questo un parco privato. Andiamo al parco. E allora, attenzione, ragazzi, io col il cappello. Momento tanto atteso non sei tu, cazzo. Tutti che devono pisciare, devono cagare. Ma io là dietro. Ma tutti che vanno al cesso. Ma perché tu mi scappano? Scusa, mi scappano. Guarda questa che culone, tra l'altro. Scusa, Giulia De Luca si è messa il vestito da sposa, perché? Non è proprio un vestito da sposa, tutti sono andati a cagare. Siamo rimasti con questo, Niccolò Palumbo, suona, non neanche lo conosciamo. Ma ti rendi conto che è un matrimonio di merda? E abbiamo pure speso soldi per questo? Per questa cosa? Cioè, guarda, al buio! Soli, con quattro sconosciuti, sono andati tutti a cagare. Il vero senso della parola. No, allora, che con questo si è addormentato qua. Ma dico, ma che cazzo di matrimonio è? No, ragazzi, veramente no, non ci siamo. No, dobbiamo recuperarlo. E noi fermi qua come due coglioni. Allora, vabbè, io direi. Sono i vari obiettivi. Professa amore eterno. Oh, allora, carino, visto che non ci che vogliono, carino. Servirebbero i testimoni, ma a sto punto sposati con Midna. Non perdere l'evento. No, non mi sto perdendo. No, ancora mi stai giurando amore eterno? Sì. Grazie, tra l'altro il vestito somiglia a quello. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Dai, dai, sposati, sposati. No, chiacchiera. Non c'è la chiacchiera. Attenzione, ed è tornata, si è fatto un bisolino, ha cagato e adesso è tornata. E hanno tutti cagato. Attenzione, voglio assistere, mi sembra tutti cagati, giusto. Tutti pisciati, e adesso finalmente questa che mi stava sul cazzo si batteva tipo una barretta rossa. Ma scusa, inquadra meglio. Inquadra meglio. Sei più alta di me, praticamente. E ci siamo. Che cerimonia splendida, ragazzi. Che cerimonia splendida. Le promesse. Ma in quale mondo è una cerimonia splendida questa? Con gli ospiti tutti cagati e questa col cappello. Ma perché il frac? Io ti... Ah, ok, sto mettendo la nera, ce l'avevo in tasca. Nel frattempo passano le battone. No, ma tu devi inquadrare l'evento. Oh, evviva! Bello, ci siamo sposati, perfetto. Okay, bene, tutti... adesso se ne sono andato, poi basta, è finita, ciao. Andiamo al parco a fare. Stanno facendo jogging. Ma che stanno facendo? Cosa mangia? No, è perché giustamente i panini tutti. C'è il buffet, via a mangiare. Come spero che questo video, spero che questo video lo vedano pure i nostri genitori, perché devono capire che cosa vuol dire un vero matrimonio. Siediti, avanti, sediamoci. Comunque, guarda, c'è tra gli obiettivi, c'è concediti una bevanda e prendi la prima fetta. Bene. Ah, che matrimonio del cazzo. Allora, io mi sono seduto e tu all'impiede. Ah, questa è intersecata in modo assurdo. Vabbè, io direi andiamo a casa, va. Allora, tu ti sei seduto? Beh, che matrimonio del cazzo. No, che matrimonio del cazzo. Mi ha fatto spendere 1000 simole in questa cagata. È stato bello, è stato un bel matrimonio. Un bel matrimonio. Veramente. Ma sono tornata da sola a casa. No, io dovrei esserci. Dove sono? Si sta lavando le mani. Mi sto lavando le mani. Bene, ragazzi, io direi che la prossima mossa sarà quella di fare un figlio. Ovvio. Però in condizione, cioè, mentre ci caghiamo e pisciamo. No, allora, prima di tutto dobbiamo fare, cioè, la prima notte di nozze, e giusto, poi dopo giusto. Consuma. No. Ma dove fai un pisolino? Ma dico, ma stiamo scherzando. Cerca di avere un figlio direttamente, perché non è che subito rimani incinta, ecco. Bene. Questo però lo rimandiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi. C'è alla veramente prossima. Un matrimonio tutti cagati e pisciati, tutti nel parco col panino.